I primi, allora io anche in questo sono stata molto fortunata perché avevo questa gente mia che si chiamava Franca Martini, che non c'è più, che è stata una mia mamma, pratica, mi ha fatto da mamma e mi accompagnava ai vari provini, è stata molto protettiva nei miei confronti, poi ha capito che io sono proprio una secchiona, io non facevo altro i primi tempi che stare a casa con la grammatica, con i libri, studiavo l'italiano, andavo in giro con lo stradario a imparare più cose possibili, ma anche il cinema, mi guardavo, io dovevo recuperare tutto, sono venuta qui, mi sentivo quasi un analfabeta rispetto al cinema italiano, conoscevo gli unici che conoscevo, era Marcello Mastroianni, Sofia Loren e Ornella Muti, e Michele Placido anche, perché la piovra era un appuntamento fisso da noi, quindi devo dire che conoscevo poco. E quindi i miei primi anni sono stata lì solo a studiare da secchiona l'italiano, perché poi quando, sai, ti invitavano, io non sapevo neanche, non conoscevo nessuno, ma io non conoscevo neanche Bellocchio all'epoca quando mi hanno chiamato mentre stavo all'Accademia, per cui sì, spero di aver recuperato un po'. E quindi sono stata a studiare, a fare dei provini, accompagnata sempre dalla mia gente, effettivamente, e spesso mi chiedono, ma a te non è mai successo, sai, il movimento Me Too, degli abusi? No, io non ho mai subito nessuno che mi mettesse la mano sul sedere, no, a me non è mai successo niente, forse anche perché comunque io andavo ai provini nei posti dove si fanno i provini, dove non vai a casa del regista, ecco, la mia gente non mi manderebbe mai, ma a parte che io probabilmente non ci sarei mai andata perché io ero una fifona, anzi a me mi facevano paura anche soltanto uscire per strada perché poi ero bionda, sai, capelli molti no, chiedo a te. Da parte di chi mia? Dei provini. No, provini, no. Provini che poi non sono andati a buon fine, diciamo. Ma io ti dico la verità, quando ero più piccola molti provini sono andati a buon fine. Ecco, il periodo buio forse ho fatto tanti provini che non sono andati a buon fine, anzi da grande avevo più provini che non sono andati a buon fine che da giovane, ti dico la verità. Per cui per quello poi entri in un attimo di buio, di una situazione destabilizzante, perché in realtà io non ho mai fatto la gavetta, io ho iniziato subito da piccola, mi hanno sempre scelto per fare le protagoniste, quindi ero abituata, non lo so come, è successo, insomma. E quindi tanti provini per me da piccola sono andati quasi tutti sempre bene, e quindi quando sei abituato che vieni scelta, poi sono entrata in quella fase un po' dopo 40 anni che si continua a fare i provini, fino, credo che in questo mestiere non smetti mai di fare l'esame, i provini, e c'erano proprio dei provini anche con dei registi importanti che vieni scartata, e quello forse cominciava a essere un po' destabilizzante. Ma anche se credo che un'attrice, un attore devono allenarsi a ricevere dei no. Sì, sicuramente, sì, assolutamente, è un sì, devi imparare sì, bisogna imparare a ricevere dei no, certo che però se è un no poi un secondo no, se qui no poi sono troppi, è normale che chiunque entra in crisi, no? Però sì, adesso quando per esempio faccio un provino ormai ho imparato a dirmi non mi aspetto più niente, quindi infatti quando mi hanno chiamato per Nanni, infatti anche quando, per Nanni ho detto no, va, perché attenzione, anche per Nanni io in passato feci due volte provini con lui per altri film suoi. Li puoi dire? Credo, non so se mi ricordo, Caimano di sicuro, e l'altro non
non so, non mi ricordo se era la stanza del, cioè, dove c'erano dei vari pazienti, credo era la stanza del figlio. E non mi ha mai preso, e quindi questa volta ho detto vabbè, mi aspetto come al solito, e quindi quando mi ha chiamato, ti dico la verità, mi sono messa a piangere, ho detto no, guarda, non ci credo, quasi non ci credo. Infatti anche nella conferenza stampa, se non ricordo male, ti sei commosso di presentazione. Mi sono commossa, ma sì, perché comunque, ma evidentemente questa era la, sai. Poi il nostro lavoro è anche un lavoro che deve maturare, ci sono dei momenti e momenti, anche noi abbiamo secondo me dei momenti in cui non sei pronto per certe cose, non sei maturo per fare certe cose secondo me. Cioè io quando ero più giovane ogni tanto mi proponevano anche delle commedie dove bisognava improvvisare molto, però io lì dicevo no, io non lo posso fare, non me la sento, perché io non padroneggio ancora la lingua, la commedia, se qui si deve improvvisare, io so che sarei in difficoltà, non sarei naturale, poi la lingua è una cosa, è difficile, per cui per ogni cosa credo che ci sia il suo tempo, e quindi evidentemente con Nanni il tempo era questo, perfetto, era giusto questo tempo qua. Sì.